a Diva FM. Grani di sale. In studio Cristina Vidali. Rieccoci di nuovo in diretta con Cristina e Gwendalina. Stavamo annunciando prima della pausa musicale dell'efficacia dei giochi. Cristina, tu come maestra, insegnante, insomma a scuola paritaria dell'infanzia qui di Taglio di Donà da Portoviro, qual è il gioco che metti in vetta la classifica per efficacia, per possiamo dire riscontro positivo tra i bambini, tra quello che funziona di più, mettiamola così, quello che funziona di più, quello che uso quando voglio attirare l'attenzione di un bambino che altrimenti non riesco a prendere, anche nascondino. Ah, fantastico. Diciamo che non dici niente di nuovo nel senso gioco, assolutamente, però assolutamente. È vero, quel semplice, passami il termine, bubussettete, no? Cioè ti nascondi dietro una persona, poi ti fai rivedere, oppure dietro un angolo, poi ti fai rivedere, generalmente rompe il ghiaccio. Quindi per noi che siamo insegnanti e siamo all'interno della scuola dell'infanzia, quindi non siamo, passatemi il termine, non siamo in mezzo a persone congetturate e con grandi capacità di attenzione, siamo con dei bambini che ti calcolano immediatamente, no? Quindi guardano immediatamente chi sei, concretamente, no? E se sei simpatica, se attiri la loro attenzione, ok, cioè hai chance. Se non sei simpatica, se non riesci a cogliere la loro attenzione, sei finita. Okay. Detto proprio in parole detto pari pari, insomma, per cui è ovvio che come insegnante, proprio perché sei in mezzo a bambini molto piccoli che amano la concretezza, devi non dico saper gestire la situazione, ma metterti in gioco. Certo, nel vero senso della parola. Nel no? vero senso della parola, per cui la cosa più importante, la cosa più bella è proprio il far vedere a un bambino che si può divertirsi anche se si è grandi. Allora, a proposito di grandi, no? Uno diventa un po' più grande, conosce bene l'asilo, insomma la scuola paritaria, certo. E capisce anche che giocare a nascondino dentro una scuola non è proprio appropriato. Quindi in seconda classifica che gioco abbiamo? In seconda classifica che gioco abbiamo? Generalmente con i nostri bambini a scuola, quando vogliamo creare dei momenti di gioco che siano però dei momenti di gioco tranquillo, andiamo su quello che è il manipolativo, quindi tutto ciò che è pongo, tutto ciò che è plastilina, tutto ciò che sono quei giochi in cui possiamo creare con le nostre mani e far finta che sia qualcos'altro, quindi possiamo creare delle storie con quello che stiamo costruendo. Quindi andiamo un po' oltre il semplice disegno, anche se già il semplice disegno per un bambino è importante, però ci rendiamo anche conto che un bambino si trasporta nel disegno nel momento in cui è tranquillo. Quindi davanti ad un bambino che si sta adeguando ad una realtà nuova che è la scuola, propone il disegno solo se sono passati alcuni giorni. I primi giorni di scuola, quando devi rompere il ghiaccio, quando devi catturare la sua attenzione, devi fargli sentire che si sta bene anche a scuola, fare un disegno, non, anche se è il disegno in cui esprime se stesso e quindi può spaziare, può liberare la sua fantasia, non è sempre la migliore delle scelte, proprio perché, come ti dicevo prima, nel disegno riporti te stesso, riporti le tue idee, la tua fantasia, riporti il tuo io per un bambino, certo. No? Quindi è un mettersi sulla carta, è più o meno come firmare un contratto in un certo senso per un bambino, no? Certo, per cui giochi con qualcosa che sia comunque liberatorio, ma allo stesso tempo gli permetta di sentirsi un attimino più distante, più distaccato, no? E il pongo funziona bene, ma ne parliamo dopo. Esatto, a tra pochissimo. Rieccoci di nuovo in diretta con Cristina e Gwendalina con la nostra rubrica Grani di Sale, per parlare insomma di giochi. Giochi, abbiamo parlato che in vetta la classifica è indubbio che ci sia il gioco del nascondino. Sì, di solito sì. In seconda battuta, insomma, tutta una serie di ragionamenti che abbiamo fatto, certo. Quelli manipolativi. Tutti quelli manipolativi, così. Si può andare dalla pasta per la pizza, pasta di sale, al pongo, quello che avete in casa. Esatto. Va benissimo.
In terza battuta, chiamiamola così, invece per quelli che un po' si devono sfogare perché sono un po' troppo... Sono compressi, sono emozionati, hanno paura. Mettiamola un po' troppo seduti da tempo, mettiamola così. Soprattutto... troppo sui giochi, non so, una cosa... Sì, no, quando si è troppo fermi, troppo... A parte che non dovrebbe esserlo mai, però se pensiamo a dei bambini che devono fare attività all'interno di una scuola, può capitare quel momento in cui sei un po' troppo fermo. Certo, e quindi stiamo parlando del gioco... della chiapparella. No? Sì. Prendimi. Prendimi, che ha una bellissima valenza per un bambino che sinceramente a noi... che siamo grandi ogni tanto un po' stanca, tra virgolette, no? Perché, cavoli, cioè, devo correrti dietro, devo cercare di prenderti, no? A parte che si può giocare così anche in spazi molto ristretti, e senza correre troppo si può fare. E, però ha una valenza a livello psicologico e affettivo notevole, perché è una garanzia, no? Il fatto che tu mi corri dietro e il fatto che tu mi prendi, quindi tu adulto, non tu mio pari, ma tu adulto mi prendi, è una garanzia che mi dice che ci tieni a me. E, tra virgolette, oserei dire quasi mi stai cercando, non mi vuoi lasciare andare, no? E per un bambino, soprattutto un bambino che si sta integrando nella scuola, il sapere che un adulto si preoccupa per lui e comunque accetta di giocare con lui e di prenderlo, eccetera, eccetera, vuol dire sentirsi importante e quindi anche lì è un crear legame, tra virgolette. Certo, so che ci dobbiamo mettere in gioco e a volte... Un gioco di ruoli, insomma. Esatto, è un bel gioco di ruoli e ti dico, a volte noi maestre siamo un po' più statiche perché dai preferenza a qualcos'altro, dai preferenza ad altre attività, però anche giocare con i bambini in questo modo, lasciarsi un po' andare, fa molto bene a loro e anche a noi. Dovendo consigliare i nostri radioascoltatori, anzi meglio le nostre radioascoltatrici, arrivano a casa con il bambino, si mettono a preparare la cena, così il bambino sta lì davanti alla televisione, però sai, si crea un po' quel momento, che cosa consiglieresti? Che passa. Esatto, cosa consiglieresti come gioco così? Per, guarda, se io penso all'esperienza delle mie figlie, ed è una cosa che io ho sempre consigliato, poi i genitori mi guardavano male, come dire, cavoli, mi sporca a casa. Sì, esatto, volevo arrivare lì. Però effettivamente io ho sempre pensato che era più importante che loro facessero l'esperienza piuttosto del fatto che io dovevo pulire casa, nel senso che comunque casa poi la pulisco, per cui se non è oggi sarà domani, se non è perfettamente sarà una passata con la spugna e poi si riprenderà. Però il fatto, per esempio, di lasciarli esprimere attraverso quelle che sono i pennelli, le tempere, gli acquerelli, abbiate pazienza, non è vero che sporcano il mondo, non è vero che ti fanno acqua ovunque, basta organizzarli. Se tu dai dei tempi e degli spazi abbastanza ristretti, quindi non dai un litro d'acqua ma dai un bicchierino e dai colori limitati e uno spazio dove deve stare, quindi gli dici questa è la tua vaglietta dove devi stare, e un po' alla volta arriva al momento in cui si esprime lì ed è il bambino più sereno in questo mondo. Ma ne parliamo dopo. Certo, tra pochissimo, dopo la pausa musicale. Rieccoci di nuovo in diretta con Cristina e Guendalina, sempre con la nostra rubrica Grani di sale. E stavamo parlando di giochi. Sì. Abbiamo messo il primo classificato, il nascondino, in seconda battuta, insomma, il pongo, esatto, in terza la chiapparella o prendimi o tegna, qual si voglia chiamarlo. Guarda, è storico quel gioco, dove vai ha un nome, per cui sempre poche regole, sì. Però efficace, insomma, nel suo divertimento, sì, insomma, sì, E poi tra l'altro sia per grandi che per piccoli. Ma guarda, o per piccoli e per grandi. Sinceramente, secondo me è uno di quei giochi come il nascondino che riesce a mettere in relazione grandi e piccoli, perché cioè, è quel gioco in cui non c'è una struttura particolarmente elevata, ci sono poche regole, sono abbastanza chiare e determinate e veramente riesce a giocarci il bambino e riesce a giocarci in relazione con l'adulto. È ovvio che l'adulto deve mettersi al pari della velocità di un bambino, però
penso che questo possa essere un'esperienza di rispetto in cui il bambino stesso impara che deve adeguarsi ai tempi degli altri, no? Anche nella chiapparella devo adeguarmi alla velocità dell'altro, no? E fa bene secondo me come gioco, perché ti permette di entrare in relazione, anche in relazione fisica. Ecco, a proposito di relazione fisica, io ho constatato nella mia piccola esperienza di istruttore, sai, sportivo, che ci sono bambini, soprattutto piccoli, insomma 4, 5, 6 anni anche, e che nel momento in cui devono prendere, se non hanno mai fatto questo gioco, sembra incredibile, e non si limita a un bambino o due, ma si limita, cioè è un po' più... Sì. Un po' più amplificato, diciamo, come tipo di riscontro che ho avuto. Invece di prenderlo, ci va addosso. È normale. Pensa. È normale, soprattutto se un bambino è piccolo, cioè soprattutto se è un bambino di 4-5 anni, e soprattutto 4 anni. È abbastanza difficile che il confine del corpo si limiti alla mano. È più facile che il confine del corpo sia tutto il corpo, quindi quando arrivo per prenderti ti prendo con tutto il corpo, non solo con una mano. Più vai avanti con l'età, più i confini si chiarificano, e quindi la mia mano diventa un prolungamento del mio corpo, e lo percepisco come tale. Quindi il momento stesso, anche solo ti tocco con un dito, io so che ti ho preso. Sì. Ma dobbiamo arrivarci, cioè, certo. Immagina, per essere abbastanza chiari, provate a pensare come fa un bambino di 4 anni a disegnare il corpo. Disegna una testa, disegna un tronco, disegna due rametti che sono le braccia e due rametti che sono le gambe. Generalmente non ti disegna le mani, non ti disegna le dita. Anche se riconosce le dita, non te le disegna però, perché ancora deve interiorizzarle, non sono ancora parte del suo limite, potremmo certo. dire, epidermico, no? Nel momento in cui riesce a prendere coscienza di quelle che sono le parti del suo corpo e riesce a riportarle sulla carta, allora diventano parti di contatto, cioè parti attraverso cui può prendere contatto. Un bambino arriva a toccarti con il dito e dire ti ho preso, solo ed esclusivamente toccandoti con un dito, nel momento in cui impara a disegnare le dita. Sì, ma era anche un modo per dire che giocano molto meno, e si sa, non è certo. così scontato, i bambini, cioè sì. Noi, per noi adulti, vabbè, nascondino, non dite niente di grande novità, però in realtà è una novità nel momento in cui il bambino non lo sa, perché a 6 anni è un gioco da fare, però è un gioco da fare, perché è un gioco che coinvolge proprio il fisico e permette quella presa di coscienza dei confini che dicevamo. Infatti. Però mi pare di capire che siamo arrivati alla fine della giornata di questa puntata di Grani di Sale, e per questo motivo, insomma, auguriamo una buona giornata ai nostri radioascoltatori che mettono in pratica con i loro figli questi giochi, sì, che sono sempre senza comunque senza pensarli scontati, dai. Esatto, ma sono efficaci, questo è l'importante. Esatto. Benissimo, grazie Cristina. Ciao a tutti. Buona giornata.